Il know-how accumulato nelle precedenti esperienze si è rivelato fondamentale per risolvere le nuove problematiche che sono emerse, trovandosi a girare con la tecnologia 3D 4K in luoghi maestosi, ma al tempo stesso così delicati. A differenza delle produzioni precedenti, in cui ci trovavamo in spazi più ristretti, come possono essere le sale di un museo, eccetera, qui ci vedono obbligati a lavorare con sistemi diversi, più complessi, per via della dimensione degli spazi, no? E quindi differenziano in questo senso questa produzione rispetto alle altre. Pronti, motore! E quindi parliamo di riprese 3D native con macchine da presa in 6K, rig che arrivano in questo caso da Los Angeles, materiali che altrettanto arrivano parte da Los Angeles, parte da Londra, parte da Roma, parte da Milano, quindi con un melting pot, diciamo, di conoscenze, di know-how che permettono di realizzare questo tipo di produzione. Devo dire che c'è stata una collaborazione estrema in tutte e quattro le basiliche, soprattutto dopo il primo giorno, il primo impatto in ogni basilica, dove i custodi hanno avuto un primo approccio, come dire, un po' spaventati dall'imponenza del personale, dei macchinisti. Dopo un primo impatto così hanno capito l'importanza del progetto e dobbiamo molto a loro. Sullo sfondo vediamo uno scoppio NAR. È un sistema per muovere la macchina da presa. L'ho voluto usare appunto per, come potete vedere, le dimensioni. Riprese in 3D con il Russian Arm finora, salvo due grosse produzioni americane, non sono mai state messe in campo e comunque non con attrezzature a questo livello.